Incontriamo appunto a questo evento, tra i tanti lettori di Pizzini, Gerry Mastrodomenico, e come abbiamo fatto con Conirei gli chiediamo un pochino la fonte di ispirazione del suo Pizzino, che ricordiamo è stato un componimento di 100 parole, giusto 100 parole, non di più. Ma intanto sono stato molto fortunato perché ci ho preso quasi subito, erano 95, poi erano 104, poi ho fatto un po' di tagli ed è diventato 100. Ma come dicevo oggi pomeriggio, prima di leggerlo, il fatto di Peppino Impastato è già stato detto, ma è molto importante ribadire quanto sia stato difficile, no? Come esempio per lui, rischiare la vita in un paesino piccolo e quindi rischiare tutti i giorni appunto di vivere non come un essere umano, ma veramente come la monnezza in un paese in cui oggi, dicevano ancora, la mafia è così forte, così radicata a livello culturale, che sia veramente importante ricordare questo suo grande sacrificio, il suo grande coraggio. E io ho pensato che fosse bello parlare delle arti, quindi ho parlato della sua, cioè l'ho immaginato scultore, pittore e comunque amante di tutte quelle donne che poteva anche, io spero che abbia nell'aldilà, se esiste un aldilà, insomma, almeno abbia un premio per quello che ha fatto, perché è brutto pensare che la morte di un uomo così intelligente, così coraggioso, chiuda un po' tutto, al di là della memoria che se ne, l'uso della sua memoria che se ne può fare. E il suo rapporto con la madre è fondamentale, è un rapporto molto forte dei coraggiosi, dei grandi, degli artisti, come è stato anche per Pasolini, comunque, che parla sempre della madre come la sua grande fonte di ispirazione e un grande amore materno come filo conduttore della sua vita, insomma, tutto qua. Senti Gerry, tu sei attore cinematografico, teatrale? Ma io ho fatto un po' di tutto, diciamo, da quando ho iniziato molto tardi a fare l'attore, io facevo tutt'altro, poi ero triste a Modena e ho capito che l'unica soluzione era prendere delle decisioni molto drastiche. Sono venuto a Roma 19 anni fa e ho iniziato a fare l'attore, ho lavorato in teatro con vari registi, con vari amici, ho imparato tanto, non vengo da scuole diciamo canoniche, quelle un po' più ufficiali, ma il lavoro mi ha formato. Poi ho sentito l'esigenza di fare degli stage comunque con degli artisti che mi hanno dato degli ottimi e meravigliosi e fondamentali suggerimenti tecnici. Poi diciamo, il teatro sono 3 anni purtroppo che non lo faccio, la situazione è molto difficile un po' per tutti, per i teatri soprattutto, perché sono anche quelli che ricordano un attore di essere attore rispetto al cinema e alla TV. Di cinema l'ultima cosa che ho fatto è un conoscere di Asia Argento, un film sulla sua vita che si chiama Incompresa. Ho fatto Diaz assieme a tanti altri meravigliosi colleghi di lavoro, di Daniele Vicari, ed è stata un'esperienza molto 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 bella. E in TV ho fatto il film su Walter Chiari e su un uomo della mia terra, di Carpi, che era Dorando Pietri, che era il più grande maratone della storia, interpretato caso vuole da Luigi Locascio, che è quello che ha fatto Peppino Impastato nei 100 passi. Grazie Gerry, in bocca al lupo, guardaci su Liberi TV, magari puoi trovare qualcosa di interessante. Grazie, ciao. Grazie. Ciao.